Albano Carrisi, vi racconto la mia famiglia allargata. In una recente intervista, Albano Carrisi ha svelato alcuni particolari sulla sua decisione di ospitare una famiglia ucraina. Pare che l'idea sia partita da Loredana Lecciso, subito avvallata dal cantante. Ecco le ultime parole di Albano. Albano Carrisi ha fatto un grande gesto di umanità, decidendo di ospitare, presso la sua tenuta di Cellino San Marco, tre ragazzi ucraini scappati dalla guerra e la loro mamma. Insieme alla compagna, Loredana Lecciso, il cantante ha deciso di aprire le porte di casa sua a questi tre ragazzi, in un momento così drammatico della loro vita. Scappati dall'Ucraina, bombardata da Putin, i tre ragazzi, che hanno un'età che va dai 7 sino a 17 anni, hanno trovato ospitalità proprio nella tenuta del cantante pugliese. È stata Loredana Lecciso la prima a lanciare l'idea di dare ospitalità ai profughi della guerra, così come stanno facendo moltissimi altri italiani. Albano ha accettato la proposta della compagna, la quale si è messa subito in contatto con la sorella del cantante, che lavora come volontaria in una onlus. Proprio tramite questa organizzazione e al buon cuore della famiglia Carrisi, i tre ragazzi ucraini hanno trovato un po' di pace a Cellino San Marco. La famiglia Carrisi si è dunque allargata. Il più grande dei tre ragazzi ha 17 anni, il secondo 16 e il più piccolo 7 anni. Insomma, il nostro Albano diventa papà di altri tre figli, oltre a quelli avuti da Romina Power e a quelli nati dalla sua unione con Loredana Lecciso, sua compagna da ormai 20 anni. Un gesto di grande umanità da parte di Loredana e Albano, fatto senza tanti proclami o interviste, salvo quella rilasciata dal cantante pugliese a Diva e Donna in questi ultimi giorni. Sul settimanale, Albano ha svelato qualche dettaglio in più sulla quotidianità che condivide con i nuovi arrivati. La convivenza con i tre ragazzi ucraini e la loro mamma è iniziata bene, ha rivelato il cantante, il quale è più che mai deciso a ridare una parvenza di normalità e un po' di serenità ai ragazzi e alla loro mamma. In particolare, ha raccontato che il primo giorno ha volutamente evitato di parlare della guerra, coinvolgendoli invece in discorsi sullo sport e la musica. Tutti e tre i ragazzi parlano inglese ed anche per questo hanno instaurato sin da subito un forte legame con Yasmin, la figlia che Albano ha avuto da Loredana Lecciso. Albano ha poi raccontato un aneddoto divertente. Uno dei ragazzi gli ha chiesto quante stelle avesse quell'albergo e dalla sua risposta, 4 stelle, i ragazzi hanno risposto, almeno 10. Questo fa capire il clima di serenità che Albano e Loredana sono riusciti a ricreare intorno a questi sfortunati ragazzi. A testimonianza del cuore grande di Albano, il cantante ha pure confidato di sentirsi responsabile per questi tre ragazzi, che reputa come figli suoi. Un legame unico, instaurato in brevissimo tempo. Siamo sicuri che il nostro Albano, insieme a tutta la famiglia Carrisi, sarà in grado di donare un sorriso a questi profughi, sperando che quanto prima riescano a tornare nella loro terra e soprattutto nella loro casa. Cosa dire? Tanto di cappello ad Albano e Loredana. Ma anche a tutti quegli italiani che si stanno prodigando per dare una mano alle migliaia di profughi che ogni giorno varcano i nostri confini. Che ne pensate? Voi aprireste la vostra casa a persone meno fortunate, come ha fatto Albano? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.